Il triathlon italiano nasce nel 1984 con la sua prima gara a Ostia Lido, Roma. Nel 1988 diventa associazione, mentre nell'89 viene riconosciuta come federazione dal CONI ed è associata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Il pieno riconoscimento come federazione autonoma avviene nel 2000 con il nome di FITRI, Federazione Italiana Triathlon. Sempre nello stesso anno si ha la prima partecipazione della squadra italiana ai Giochi Olimpici di Sydney. Il triathlon, dalla sua nascita a oggi, ha vissuto diversi passaggi e modifiche. Abbiamo chiesto al presidente della federazione e agli atleti della nazionale di raccontarci le loro storie. Beh, il triathlon nell'ultimo decennio sicuramente ha avuto una crescita a tutti i livelli, sia a livello numerico, sia a livello societario, parlo dell'Italia, e sia a livello prestazionale. Quindi è una crescita continua, sia in Italia ma in tutto il mondo. Ripeto, il numero di praticanti questo sport cresce sempre di più, dai più piccoli ai più grandi e ai grandi campioni. Il livello è sicuramente salito tantissimo. Ormai le tre frazioni non hanno una differenza come impegno, bisogna andare forte in tutte e tre le frazioni. Prima magari c'era qualche passaggio che poteva, per esempio il ciclismo alcuni anni fa era più visto come un passaggio tra il nuoto e la corsa. Oggi il ciclismo è diventato veramente impegnativo per tutti, come lo è diventato la corsa e come lo è diventato il nuoto. Sicuramente l'evoluzione anno dopo anno porta gli atleti ad andare sempre più forte in tutte e tre le discipline. I cambiamenti che ho notato negli ultimi anni nel mio sport sono molti, però vabbè, diciamo che quello che ho notato di più è stato che negli anni indietro, quando io ero una spettatrice e non facevo le gare, ovviamente il nuoto e la bici avevano molta meno importanza, invece che ora, se non sei veramente forte a nuoto in bici o comunque in bici non riesci a fare la differenza, secondo me è molto più difficile fare un risultato che una volta. Se si correva solo forte era più semplice, c'era quasi più spesso un grosso gruppo che scendeva per una gara di corsa, e ora invece sempre 5, 6, massimo 10 persone nel primo gruppo, quindi è molto diverso. L'evoluzione tecnica delle attrezzature ha comportato inevitabilmente miglioramenti in tutte e tre le frazioni di gara, ma quali le caratteristiche più importanti di questi cambiamenti? Come in tutti gli sport dove l'atleta ha un colpo preferito, anche nel triathlon gli atleti hanno una loro preferenza tra le tre discipline. Molti triatleti arrivano dal podismo e tra l'acqua e la terra preferiscono senza dubbio quest'ultima. L'evoluzione tecnica di occhialini, mute e costumi ha aiutato molto gli atleti provenienti dal podismo. L'attrito dell'acqua, ad esempio, incide realmente sul nuotatore, ossia sulla testa, per solo il 10%, mentre il restante 90% è invece dovuto alla posizione più o meno diagonale assunta dallo sportivo dentro l'acqua. Le mute da triathlon hanno zone di galleggiamento differenti che riposizionano il corpo dell'atleta. Il buon nuotatore, ad esempio, ne vuole di meno. Il nuotatore meno esperto ne vuole di più. Le mute quindi sono oggi un concentrato di tecnologia anche grazie alla presenza di carbonio, presenza che nella parte alta del busto rilascia maggiore o minore elasticità del tessuto sulle spalle, agevolando quindi il movimento dei nuotatori, riposizionandoli o costringendoli a movimenti tecnici più corretti. I cambiamenti che ho notato nel mio sport, o meglio l'evoluzione, da quando ho iniziato il ciclo olimpico nel 2009, ad oggi è stato veramente fantastico, nel senso che prima di tutto vedi il passare di atleti, vecchie generazioni in cui tu sei giovane, e piano piano passi dall' essere giovane ad essere presente o comunque più maturo e poi quasi più vecchio, quindi già questa è una cosa, l'evoluzione dello sport. Il bello è anche vedere come il materiale tecnico si evolve negli anni. Ricordo la prima muta dell'Orca che avevo avuto nel 2006, e adesso invece la muta sempre dell'Orca, come si è evoluta negli anni. E devo dire, per esempio, delle cose che sicuramente hanno inciso nella mia prestazione sono state la bici, le ruote, il cambio, la muta stessa, e poi anche dei nuovi mezzi di allenamento come il misuratore di potenza, dove puoi in qualche maniera controllare meglio come ti alleni e come ti esprimi in allenamento per poi riportarlo in gara.
Non mi piace molto dire il mio sport è meglio degli altri, perché lo sport è lo sport e qualsiasi sia la disciplina non importa, l'importante è praticarlo. Quindi quello che mi piace forse sottolineare del mio sport è che i triatleti, il triathlon ti porta ad adattarti. Se non sai adattarti, non sai praticare triathlon. Discorso a parte va fatto per gli occhialini. La loro evoluzione arriva dall'esperienza diretta degli atleti. Nuotare in mare alle prime ore del giorno, con onde più o meno alte, riverberi continui, decine di persone vicino, impone uno stile di nuoto particolare. Testa fuori per vedere dove andare. Partendo da questi spunti, gli occhialini si sono trasformati. Più schiacciati per evitare i gomiti degli avversari, più sicuri per i raggi del sole, più facili da stringere sul viso anche durante le bracciate. Negli ultimi anni il triathlon, soprattutto quello di alto livello e di livello diciamo internazionale, è cresciuto molto, è diventato molto più globale, i circuiti sono diventati multilap sia nel nuoto che nella bici che nella corsa, e le gare si sono velocizzate molto, quindi è cambiato molto il tipo di allenamento per andare a preparare questi eventi. Si predilige molto un lavoro di qualità, tanti lavori combinati, bici corsa, nuoto bici, ed è importante quindi avere tanti lavori specifici addosso proprio per andare ad affrontare queste competizioni nel migliore dei modi. La bici da triathlon non è una bici da corsa, ma una bici da triathlon. Nella sezione bike gli atleti impongono atteggiamenti molto aggressivi alla propria colonna vertebrale, tanto che spesso questa è quasi parallela al terreno. Le bici da triathlon, ad esempio, hanno una sella più bassa rispetto alle bici da corsa. Nel triathlon, dato che poi si dovrà correre, l'altezza di sella non è così estremizzata, al fine di consentire alle gambe di girare bene senza accumulare eccessivo lattato nei muscoli. Nel triathlon gli atleti pedalano spostando il peso del corpo in avanti, quindi sella più piccola, distanze sella manubrio più o meno ampie, presenza di appendici su cui poggiare il peso e altro ancora. Nel corso degli anni ho capito quanto fosse importante la cura dei dettagli. La scelta dei materiali a volte a un certo livello diventa determinante. Quando iniziai a praticare triathlon, comprai la mia prima bici, mi ricordo ancora, una Rossin gialla del valore di 200 euro, quindi una bici assolutamente non performante, molto pesante, ma non mi interessava, mi interessava solo iniziare a praticare questo sport. Mi sono resa conto proprio nel corso degli anni di quanto facessero la differenza, fermo restando che ciò che fa la differenza vera è il motore dell'atleta, quindi cuore, polmoni, gambe, braccia. È molto importante l'utilizzo di materiali giusti per me e sviluppare anno dopo anno dei materiali che comunque mi consentano di progredire durante l'allenamento e di trovare confidenza. In generale, le scarpe da corsa per il triathlon non si discostano dalle scarpe dei maratoneti, ma possiamo dividerle comunque in due grandi famiglie: quelle con la suola secca e quelle a suola ammortizzata. Le principali differenze possono essere sintetizzate così: una scarpa secca è meno protettiva e si adatta meglio agli sprint, mentre su gare più lunghe, quindi con tempi d'appoggio prolungati, è preferibile avere maggiore protezione per la caviglia e di conseguenza avere una scarpa più ammortizzata. Parlando di protezione, è inevitabile pensare anche a questo periodo storico molto particolare di lockdown e di lenta ripartenza. Come hanno mantenuto il loro allenamento gli atleti? Sicuramente quest'anno è stato un anno a dir poco atipico. Questa pandemia che ha colpito tutto il mondo ha sicuramente destato grande sorpresa e anche uno sconvolgimento di tutti i piani che si avevano anche in campo sportivo. Il periodo di lockdown, devo dire, non è cambiato molto rispetto a prima, perché comunque la mia routine è continuata, è rimasta sempre quella. Forse la sfida maggiore era rimanere focalizzati solo con gli allenamenti indoor, perché comunque dovevo passare una, due, tre ore sui rulli e tendenzialmente diventa abbastanza pesante, stressante mentalmente, non tanto fisicamente. Quindi ecco, questa era la sfida principale. Ho potuto rivivere in maniera diversa un periodo
che avevo vissuto dopo un infortunio, o meglio durante un infortunio, 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, mi sono rotto la clavicola destra. E in quel periodo mi ricordo come il mio non allenarmi, il mio gestire il tempo, il mio cercare di affrontare l'infortunio fosse difficile, non riuscivo ad essere costante, non riuscivo ad avere un equilibrio emotivo. E questo mi ricordo che per un mese e mezzo circa ho fatto veramente fatica a gestirlo. E in questo momento di quarantena e lockdown mi sono ritrovato un po' a gestire queste emozioni, queste sensazioni in cui non sapevo che cosa fare, perché comunque tutti gli obiettivi erano stati posticipati o comunque cancellati, quindi non avevamo un obiettivo ben stabile. E quindi era incerto, ero nell'incertezza, e devo dire che quel momento che ho vissuto nell'infortunio di 2 anni fa è stata un'esperienza che mi ha insegnato come affrontare diversamente questo periodo qui. Adesso invece che sono tornato fuori a godermi un po' il sole, le cose sono un po' diverse, devo dire non è cambiato molto, perché la routine è rimasta quella, era prima del lockdown, durante il lockdown e dopo. A dire il vero, durante la quarantena non potevo nuotare perché le piscine erano chiuse, però comunque avevo aggiunto un po' più di palestra, quindi andavo a compensare. Adesso sono tornato a nuotare e questo mi fa piacere, anche se devo dire non mi mancavo così tanto. E quindi il Monte Ore più o meno è rimasto invariato tra le 20, intorno alle 25 ore, tra le 25 e 30 ore a settimana. Sto continuando, sto progredendo, e anche se in questo momento effettivamente siamo un po' appesi ad un filo, perché non sapremo quando andremo a gareggiare. Il mio periodo di stop ma credo sia stato forse meno noioso che per tanti altri. Ho una casa abbastanza grande, quindi sono riuscita a inventarmi abbastanza di tutto per gli allenamenti. Ho un vaschino piccolino per nuotare, poi ho un tapis roulant per correre, ho il ciclomulino per fare bici indoor, e mi sono creata anche una mia piccola palestrina in garage. Quindi forse sarà proprio quello il motivo per il quale io questo stop forzato non è che l'ho patito più di tanto. Beh, posso fare un augurio a tutti i triatleti, dai più piccoli ai più grandi, a chi andava a preparare le Olimpiadi, a chi si prepara per fare la sua prima gara, di poter ricominciare il prima possibile le competizioni. Quindi state pronti, perché fra poco si ripartirà. Auguro a tutti e viva il triathlon!